Buongiorno, continuiamo le nostre lezioni di politica economica con un approfondimento che ci consente di porre le basi per guardare alla politica economica in una prospettiva macroeconomica. L'approfondimento che faremo oggi riguarda questi giorni difficili, in cui uno shock esterno importante che ha caratteristiche sempre più globali ha anche delle ripercussioni sulle aspettative legate all'andamento del prodotto interno lordo non solo del nostro paese, non solo dell'Europa, ma anche del prodotto interno lordo globale. Ci si trova quindi in una situazione in cui le misure di politica economica vanno pensate proprio per cercare di riportare il sistema economico fuori da una recessione che sembrerebbe sempre più probabile alla luce delle conseguenze del coronavirus, conseguenze che presuppongono che per poter affrontare in modo adeguato questo contagio, fin tanto che non si trovi un vaccino, comportano un'interruzione di una parte rilevante delle attività economiche che interessano un paese. Sappiamo che l'Italia, ma prima ancora la Cina, hanno preso delle decisioni estremamente importanti sotto questo profilo, imponendo una quarantena obbligatoria nel nostro paese sostanzialmente alla totalità della popolazione, con qualche eccezione che riguarda comunque non l'intero settore privato, ma solamente alcune attività economiche, altre vengono svolte in una modalità diversa, ma tutto ciò sta determinando comunque un importante crollo della domanda sia interna che soprattutto estera. Ci aspettiamo che anche man mano che il contagio interesserà altri paesi, questo tipo di misure verranno prese anche dagli altri paesi. Questo ci consente di ritornare su una nota tripartizione relativa proprio alle motivazioni dell'intervento pubblico nell'economia. Mi riferisco alla tripartizione di Richard Musgrave, un economista austriaco che poi ha svolto una parte rilevante della propria carriera negli Stati Uniti e che non solo sottolinea la necessità di un intervento pubblico per che l'intervento pubblico possa in qualche modo regolare, favorire la funzione allocativa che deve essere svolta dal mercato. Non solo l'intervento pubblico può essere giustificato per ragioni di carattere redistributivo, quelle ragioni che abbiamo messo in luce quando abbiamo affrontato il significato del secondo teorema dell'economia del benessere, ma anche l'intervento pubblico può essere giustificato per funzioni di stabilizzazione del sistema economico. Per ragioni di stabilizzazione del sistema economico. E la funzione di stabilizzazione del sistema economico condotta dallo Stato comporta proprio una spiegazione che va al di là della ristrettezza analitica nella quale ci siamo mossi sinora all'interno della cosiddetta economia del benessere, proprio perché presuppone un punto di vista macroeconomico. Presuppone la consapevolezza che l'andamento di un sistema economico ha fasi di crescita e ha anche fasi recessive, cioè è caratterizzato da un susseguirsi di cicli economici e la funzione dello Stato,
può essere quella di cercare di ridurre la distanza fra i punti di minimo e i punti di massimo del ciclo economico, proprio per stabilizzare le performance degli agenti economici all'interno del sistema economico e garantire quindi in media un sentiero di crescita del prodotto interno lordo che non sia eccessivamente disturbato da shock. Alcuni economisti hanno preceduto il punto di vista di Musgrave, che di fatto non fa altro che descrivere una situazione in cui si trovano a ragionare gli economisti a seguito di un evento particolarmente significativo nell'ambito della storia del pensiero economico, che riporta in auge l'attenzione proprio sul ruolo economico dello Stato volto a stabilizzare il sistema economico stesso. Mi riferisco alla General Theory di John Maynard Keynes, libro che viene pubblicato nel 1936, qualche anno dopo, 5 anni dopo, la imponente crisi economica nata sui mercati finanziari statunitensi nel 1929, propagatasi nell'economia reale statunitense nello stesso anno, è giunta in Europa e in particolar modo in Inghilterra nel 1931. Il periodo che precede la pubblicazione della General Theory di John Maynard Keynes era stato caratterizzato da una grande fiducia nella autoregolazione dei mercati e quindi nell'individuazione dell'intervento pubblico, nella giustificazione dell'intervento pubblico, limitatamente al favorire funzione allocativa dei mercati e a correggere gli esiti iniqui della contrattazione che si dà sui mercati attraverso meccanismi redistributivi. È solamente dopo la crisi del 29 che si riscopre la funzione stabilizzatrice dello Stato, che d'altro canto aveva caratterizzato la politica economica sin dai suoi esordi, sin dalla nascita degli stati nazionali e che poi era stata via via messa da parte con il diffondersi delle idee incarnate in particolar modo dai pensatori vicini al liberalismo di matrice anglosassone. Uno di questi lo abbiamo già incontrato, era Jeremy Bentham. E altri importanti economisti che hanno diffuso l'idea che dal punto di vista della politica economica l'intervento dello Stato deve essere il minore possibile sono Jessop, sempre in Inghilterra, e soprattutto la scuola austriaca rappresentata da Karl Menger, il grande patriarca della scuola austriaca insieme a Bumbaber. Ci troviamo quindi in un lungo periodo, quello che va sostanzialmente dalla fine dell'Ottocento sino agli anni venti del Novecento, caratterizzato da un diffondersi di idee economiche che mettono in discussione l'opportunità di un intervento pubblico. Solamente a partire dalla crisi del 1929, propagatasi nel 1931 in Europa, e grazie alle idee di John Maynard Keynes che fanno breccia in molti economisti, non solo in Europa, ma soprattutto negli Stati Uniti, si riscopre questa importante ragione dell'intervento pubblico che viene denominata da Musgrave la funzione di stabilizzazione dell'intervento pubblico. In questo momento, questo argomento ritorna prepotentemente all'ordine del giorno, come argomenta nella lezione che stiamo per trasmettere, che poi in parte commenteremo, il collega Emiliano Brancaccio dell'Università del Sannio, autore recentemente di un testo sia in lingua inglese che nella sua terza edizione in lingua italiana
che si intitola emblematicamente L'anti Blanchard, testo che consiglio a tutti voi, che dialoga con un grande economista che ha avuto ruoli di responsabilità nel Fondo Monetario Internazionale, Olivier Blanchard, il quale è anche autore di uno dei manuali di macroeconomia più adottati all'interno delle università, mettendo in luce esattamente quelli che sono alcuni aspetti della riflessione mainstream che potrebbero essere corretti tenendo conto in particolar modo degli insegnamenti provenienti dall'opera originaria di John Maynard Keynes e dai suoi considerati e portati avanti dai suoi allievi. Quindi dopo questa mia breve introduzione andiamo a considerare il video di Emiliano Brancaccio. Che andiamo a vedere insieme. Mi raccomando, state attenti e se c'è qualcosa che non vi torna, come sempre, mandatemi una mail con le vostre domande e poi risponderò collegialmente. Ci rivediamo alla fine di questo video che anche io seguirò con attenzione per commentarlo brevemente. Ai tempi del coronavirus. C'è questo ciclo di lezioni che è stato organizzato, io sono molto felice di parteciparvi. Penso che in questa fase eccezionale nella quale ci troviamo dobbiamo insomma tener conto di una serie di motti classici. Uno di questi è il motto di Oscar Wilde, un aforisma. Wilde diceva che l'uomo è un animale razionale che perde il controllo non appena è chiamato a comportarsi secondo i dettami della ragione. Ecco, talvolta in questi giorni diciamo, abbiamo avuto la sensazione che Wilde avesse perfettamente ragione. Qualcun altro direbbe che probabilmente se non fosse per questa tendenza dell'umano diciamo, a ricercare l'irrazionalità poi in fin dei conti sulla terra non accadrebbe. Nulla, questo è un aforisma altrettanto noto di Dostoevskij. Il punto fondamentale tuttavia è che, ecco, forse in questa fase difficile, complicata, nella quale versiamo il compito dell'università, è quello di cercare in un mare piuttosto tumultuoso di irrazionalità, cercare quell'isola di ragione che veniva individuata da Immanuel Kant nei suoi studi e nelle sue ricerche. Forse quella piccola isola di ragione appunto può essere individuata, può essere trovata e può salvarci in un certo senso. E il compito dell'università è anche quello di raggiungere quest'isola di razionalità in un mare irrazionale. E ringrazio di conseguenza il rettore e tutti i componenti di Ateneo che hanno contribuito alla realizzazione di questa bella iniziativa e inizio con la nostra lezione, una lezione che avrà come argomento appunto un dilemma, potremmo dire, un dilemma tra propagazione del virus e
recessione. Il problema dinanzi al quale ci troviamo è di uscire da questo, oserei dire, drammatico dilemma che purtroppo sta attanagliando l'Italia e che probabilmente, diciamo, riguarderà parti importanti dell'Europa. Allora, iniziamo col chiarire una questione che credo sia estremamente importante. La questione da chiarire è che la crisi era già nell'aria ben prima che il coronavirus facesse la sua comparsa sulla scena. Ecco, qui potete vedere come registravamo già nell'outlook dell'ottobre 2019 del Fondo Monetario Internazionale, quindi ben prima che il coronavirus facesse la sua comparsa, registravamo già un calo estremamente significativo della produzione industriale, degli ordini di acquisto e del commercio internazionale a livello globale. Quindi già questo è un indizio che ci fa capire che diciamo, la crisi aveva mostrato i suoi segni prima che il virus comparisse sulla scena. E possiamo vedere che anche osservando le correzioni al ribasso che nel World Economic Outlook di ottobre il Fondo Monetario Internazionale registrava, anche qui rileviamo come segni, diciamo, di un rallentamento dell'economia mondiale fossero già piuttosto evidenti, fossero evidenti già ad ottobre, già in sostanza alla fine di quest'estate. Vediamo come, potete notare nell'ultima colonna, ci sono diversi segni meno, sia nella penultima colonna che nell'ultima colonna. I segni meno stanno ad indicare le correzioni al ribasso che per una parte importante dell'economia mondiale il Fondo Monetario Internazionale effettuava relativamente all'andamento del prodotto interno. Possiamo vedere anche che il Fondo Monetario Internazionale, preso il Fondo Monetario Internazionale come riferimento, ma in realtà tutte le istituzioni economiche internazionali muovevano più o meno nella stessa direzione del fondo, ebbene il fondo segnalava un aumento dei cosiddetti rischi sistemici già prima dell'avvento del coronavirus. Potete notare in alto a sinistra nel riquadro bianco che le cosiddette vulnerabilità finanziarie segnalavano una serie di problemi rilevanti in merito alle cosiddette istituzioni finanziarie non bancarie. Come potete notare da questo grafico, le other non-bank financials, queste istituzioni finanziarie non bancarie, presentavano un grado di vulnerabilità nello scorso ottobre che praticamente era equivalente a quello che si era registrato durante, poco prima, la crisi finanziaria globale del 2008. Quindi capiamo sostanzialmente come ci sia una situazione di rischio sistemico che attraversa principalmente le cosiddette istituzioni finanziarie non bancarie che addirittura si trova a livelli equivalenti a quelli della grande recessione internazionale di un decennio fa. Per istituzioni finanziarie non bancarie io qui intendo i fondi speculativi, gli hedge funds, le assicurazioni, insomma tutti gli istituti che agiscono, diciamo, nel campo della finanza, ma che non possono essere definiti banche in senso stretto. Vediamo a destra un altro indicatore estremamente importante, il cosiddetto Schiller Ratio. In pratica lo Schiller Ratio, dal nome di Robert Schiller, premio Nobel per l'economia nel 2013, questo rapporto sta ad indicare sostanzialmente di quanto i prezzi azionari sono relativamente più alti
rispetto ai dividendi erogati ai possessori delle azioni. Chiaramente quanto maggiore è lo Schiller ratio, tanto più significa che i prezzi delle azioni sono fortemente, diciamo, sopravvalutati rispetto ai dividendi effettivi erogati. Quando lo Schiller ratio supera, diciamo, di gran lunga le medie storiche, magari addirittura le raddoppia, ebbene quello è un classico indicatore che sta a segnalare l'esistenza di quella che chiamiamo bolla speculativa, cioè fondamentalmente una sopravvalutazione del mercato azionario. Ebbene, potete notare come il rapporto di Schiller indica che diciamo tra giugno e settembre del 2019, fondamentalmente questa estate, gli indici azionari erano fortemente sopravvalutati negli Stati Uniti e in Giappone, ma anche in mercati altri come l'India, come la Germania e così via dicendo. Questo è un punto importante perché stamattina, come probabilmente molti di voi sapranno, abbiamo assistito all'ennesimo crollo di borsa, in particolare in Italia, e questo ovviamente deve essere collegato non semplicemente al virus, ma al contesto economico e finanziario generale che già, diciamo, segnava degli inizi di crisi prima che il Covid-19 facesse la sua comparsa. E qui vedete come appunto il mercato azionario era chiaramente sopravvalutato e quindi prima o poi questa famigerata bolla speculativa doveva scoppiare. Qui abbiamo anche un altro, diciamo, dato importante che viene riportato sempre nel World Economic Outlook di ottobre scorso. Vedete come il Fondo Monetario Internazionale segnalava un forte aumento della probabilità che la crescita mondiale si situasse al di sotto del 2,5% nel giro di relativamente poco. Quindi fondamentalmente il Fondo Monetario Internazionale scommette su un aumento della probabilità di rallentamento della crescita mondiale e scommette su uno spostamento, diciamo, della distribuzione di probabilità della crescita mondiale, spostamento purtroppo a sinistra, quindi segnando appunto una tendenza al calo della dinamica economica, per non dire addirittura recessione, molti paesi, già ad ottobre. E questo ancora deve farci riflettere in merito al quadro generale di riferimento. C'è un altro indicatore che ultimamente le istituzioni economiche internazionali utilizzano, è un indicatore interessante. Fondamentalmente questo indicatore segna il cosiddetto indice di rischio geopolitico. In pratica si prendono alcune parole chiave, tra cui ovviamente la parola guerra, la parola tensioni militari, la parola conflitto militare e così via, o comunque, diciamo, tutte parole che attengano, diciamo, a un aumento eventuale delle tensioni nelle relazioni internazionali, e si verifica se e quante volte queste parole chiave entrino in un insieme di media, di grandi giornali, testate, servizi radiotelevisivi di una certa importanza. Ebbene, se si registra un aumento, diciamo, nell'utilizzo di queste parole, tra cui anche non solo guerra, ma anche terrorismo e così via, ebbene, l'indice di rischio geopolitico tende ad aumentare. Ebbene, potete notare come ci sia una tendenza alla crescita degli indici di rischio geopolitico praticamente dal 2010. Se noi facessimo un'interpolazione di questa serie di dati, ci renderemmo conto che l'interpolazione determina una retta oppure una curva crescente nel tempo. Quindi il rischio geopolitico, almeno stando a questo modo, diciamo, di calcolo, sta aumentando. Tutto questo per dire cosa? Per dire, possiamo chiamarla coronavirus recession,
Cioè possiamo chiamarla recessione da coronavirus, ovvero se nella misura in cui nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, noi avremo a che fare con una caduta consistente del prodotto interno lordo, saremo autorizzati a darle il nome di recessione da virus, recessione da pandemia? Io dico che è molto probabile che questo avverrà, ma dico anche che forse è prematuro definirla così, perché è evidente che l'impatto di questa pandemia sarà importante, avremo modo di vedere tra poco, sull'economia mondiale, in particolare sull'economia dei paesi colpiti direttamente dal virus, ma è altrettanto vero che lo scenario di crisi era, in un certo senso, potremmo dire, predisposto. C'erano tutte le condizioni perché la miccia venisse prima o poi innescata. È stato il virus, la possiamo chiamare coronavirus recession, già sta facendo, ma possiamo dire che lo scenario era, in un certo senso, propizio, era propizio per la crisi. Vediamolo allora, questo shock generato dal coronavirus. Questo è un dato, secondo me, interessante. Abbiamo, in questa circostanza, preso come riferimento i casi giornalieri di contagio a livello mondiale, i dati ufficiali che vengono raccolti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il dato viene rappresentato da quella linea tratteggiata a puntini scuri. Quelli sono i casi di contagio, mentre invece le linee colorate stanno ad indicare l'andamento dei mercati finanziari. Ebbene, possiamo notare, questo è un dato secondo me abbastanza interessante, possiamo notare che in effetti i mercati finanziari rispondono, diciamo, alla crisi da coronavirus, ma in maniera, come dire, non facilmente decifrabile sulla base di una funzione matematica elementare, nel senso che c'è un ritardo e nel senso che in alcune circostanze possiamo dire che, come dire, i picchi nell'andamento dei contagi non sembrano essere strettamente correlati con l'andamento dei mercati finanziari. Quindi almeno nella prima fase della, diciamo, crisi generata dalla espansione, dalla propagazione del virus, i mercati finanziari si sono comportati reagendo, sì, a questa espansione, ma una relazione stretta, potremmo dire, tra i contagi, sui quali invece siamo tutti evidentemente attenti, stiamo tutti prestando attenzione, e gli andamenti dei mercati finanziari, una relazione strettissima non c'è. La relazione più stretta avviene in relazione alla risposta politica rispetto ai contagi. Questo è interessante perché sta ad indicare evidentemente che, con il quale ritengo, ecco, il mercato finanziario sia in grado di incorporare precisamente il comportamento delle autorità politiche e di conseguenza riesca in un certo senso ad anticiparlo, ecco, forse in questo caso il mercato finanziario tende a rispondere solo dopo che l'autorità di governo ha agito evidentemente in senso restrittivo. E questo è un dato interessante per tutti coloro i quali esaminano l'andamento dei mercati finanziari e cercano una famigerata razionalità nel comportamento dei mercati finanziari. Questa razionalità talvolta si fatica a rintracciare. Ma passiamo agli elementi più importanti, cioè non semplicemente i mercati finanziari, ma guardiamo quello che potrebbe essere l'impatto del Covid-19 sull'andamento del prodotto interno lordo e dell'occupazione. Ebbene, da questo punto di vista c'è stato chi, come dire, ha azzardato delle tesi ottimistiche. Il 21 febbraio scorso, forse un po' prematuramente, il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, intervistato su Bloomberg, ha fatto la seguente dichiarazione. Il coronavirus non dovrebbe avere effetti a medio e lungo termine. Lo scenario base di riferimento è a forma di V, ovvero una breve contrazione e poi una rapida ripresa, con un immediato ritorno al sentiero di crescita precedente. Se così andranno le cose, la BCE non avrà bisogno di modificare la sua strategia di politica monetaria.
Ecco, presumo che Philip Lane adesso sia, come dire, sia un po' pentito forse di questa improvvida dichiarazione. Diciamo che questa dichiarazione è criticabile soprattutto per un motivo, perché sembra essere, diciamo, fatta allo scopo di giustificare la lentezza con la quale le autorità di politica economica europea, inclusa la Banca Centrale, sembrano, diciamo, stare reagendo all'impatto del coronavirus. Se questa doveva essere una giustificazione, diciamo, per un atteggiamento un po' attendista da parte della Banca Centrale Europea, ecco, con il senso di poi dobbiamo dire che questa è una giustificazione che non sembra particolarmente robusta. Vediamo anche perché. Perché col passare dei giorni, non delle settimane, ma semplicemente dei giorni, le cose sono andate molto molto velocemente, purtroppo, bene, ci rendiamo conto che subito, diciamo, la posizione dei responsabili di vertice delle istituzioni economiche internazionali ha cominciato a cambiare. Per esempio, Cristalina Georgieva, che è attualmente il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, ha dichiarato qualche giorno fa che sotto qualunque scenario, quindi anche il più ottimistico, questo che la Georgieva vuole dire, la crescita mondiale nel 2020 sarà sicuramente al di sotto della crescita mondiale del 2019, che non era stata particolarmente brillante. Quindi sicuramente il 2020 andrà sotto rispetto al 2019. E poi, diciamo, le ricerche del Fondo Monetario Internazionale, diciamo, suggeriscono che potrebbe andare sotto anche in misura abbastanza significativa. Visioni meno ottimistiche vengono, ahimè, anche dall'OCSE, dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. L'OCSE qualche giorno fa, il 2 marzo, se non ricordo male, ha pubblicato un statement nel quale in sostanza precisa che l'andamento della crescita mondiale potrebbe sostanzialmente dimezzarsi rispetto a quelle che erano state le previsioni precedenti alla espansione del virus. Quindi già qui abbiamo un primo accenno di previsione macroeconomica, un accenno, diciamo, non particolarmente entusiasmante, perché si parla in questo caso addirittura di un possibile dimezzamento delle prospettive di crescita mondiale. Quindi anche qui, come dire, le istituzioni internazionali correggono, possiamo dire, il tiro. Ora, come fanno gli economisti a indagare su quelli che sono gli effetti di una propagazione di un virus come il Covid-19? Con quali strumenti agiscono? Ebbene, da questo punto di vista, secondo me, è interessante. Ci sono molti modelli, ci sono diversi strumenti che sono utilizzati, ci sono molto in rispolvero, potremmo dire, sono largamente impiegati in questi giorni per poter cercare di fare previsioni, ma c'è in realtà un paper alquanto profetico pubblicato dalla Commissione Europea nel lontano 2006, un paper pubblicato negli Economic Papers del Direttorato Generale per gli Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea. Questo paper si era intitolato Gli effetti macroeconomici di una pandemia in Europa. C'era un modello, che è il modello standard che viene utilizzato poi dall'ECOFIN, quindi dal Consiglio dei Ministri Economici sostanzialmente dell'Unione Europea, e questo modello è stato applicato in questa circostanza da questi due studiosi, è stato applicato per cercare di valutare quali potessero essere gli effetti, quali possono essere gli effetti di una eventuale propagazione di una vera e propria pandemia in Europa. Le ipotesi chiave su cui si basano questi due studiosi descrivono un fenomeno pandemico che sostanzialmente riguarderebbe come contagiati il 30% della popolazione europea, un fenomeno pandemico importante, rilevante. Quindi sostanzialmente questo modello, come dire, scommetteva sulla possibilità che
l'espansione del virus diventasse effettivamente pandemica e di conseguenza riguardasse in termini di contagi il 30% della popolazione europea, ed inoltre la previsione che faceva questo modello, l'ipotesi su cui questo modello si basava, era un tasso di mortalità, il cosiddetto fatality rate di cui stiamo tanto parlando, del 2,5%, che non è molto lontano in effetti da quello che si sta diciamo rilevando relativamente al coronavirus. Ebbene, alla luce di queste ipotesi, si vede come il modello della Commissione europea prevedeva una caduta media del prodotto interno lordo europeo nell'ordine del -2%, fino ad un caso estremo che veniva contemplato di caduta del 4%. Stiamo parlando sostanzialmente di una previsione macroeconomica che nel suo caso estremo è sostanzialmente comparabile alla grande recessione mondiale che purtroppo già ci ha colpiti una decina di anni fa. Ecco, stando a questo modello, nel caso estremo per fortuna, si potrebbe arrivare ad una crisi economica comparabile a quella della grande recessione e comunque in media ad un calo consistente del prodotto interno. Naturalmente questo è il modello dell'Ecofin, è un modello che può essere criticato da vari punti di vista, personalmente e molti altri colleghi lo abbiamo criticato in tante circostanze, è un modello che guarda molto al lato dell'offerta e potremmo dire poco al lato della domanda, potrebbe essere un modello eccessivamente pessimistico, noi evidentemente ce lo auguriamo, tuttavia esiste una caratteristica di questo modello che fondamentalmente accomuna un po' tutte gli strumenti di previsione che sono stati messi in campo dagli economisti in questi giorni, e cioè le caratteristiche di questi modelli tengono conto di due peculiari specificità dello shock macroeconomico determinato dal coronavirus. Vediamo quali sono queste specificità dello shock macroeconomico da coronavirus. In primo luogo, la prima specificità è che questo shock, a differenza di quel che avviene solitamente in campo macroeconomico, dove generalmente si parla di shock macroeconomici che riguardano soprattutto la domanda, oppure di shock macroeconomici che riguardano soprattutto l'offerta. Uno shock macroeconomico che riguarda soprattutto la domanda è per esempio un aumento improvviso del clima di incertezza che induce le imprese a rinunciare ad effettuare acquisti di beni di investimento, questo riguarda la domanda. Un tipico shock di offerta è per esempio un aumento improvviso del prezzo del petrolio, questo è un classico shock che riguarda evidentemente i costi di produzione e quindi ai prezzi e di offerta. Ovviamente ci sono delle interconnessioni, ma almeno in prima approssimazione si tende a guardare i fenomeni in termini separati. Ecco, il coronavirus ci obbliga invece a guardare al lato dell'offerta, al lato della domanda, immediatamente in modo interconnesso, perché le interconnessioni sono molto forti. Perché questo? Perché il coronavirus interviene su due fronti, modifica sia i moltiplicatori e le componenti della domanda aggregata, sia i coefficienti tecnici, così si chiamano, che concorrono a determinare la produzione aggregata. In altre parole, lo shock da coronavirus non soltanto riduce la spesa privata, ma interrompe anche le catene della produzione. Quindi va guardato da entrambi i punti di vista. Ecco, qui c'è un contributo di un economista estremamente importante, che per certi versi c'è caro. Blanchard è un economista che abbiamo studiato molto, con il quale abbiamo dibattuto in varie circostanze. Olivier Blanchard è importante perché è stato capo economista del Fondo Monetario Internazionale, oltre che autore di ricerche di altissimo livello nel campo della macroeconomia. Diciamo che in generale con Blanchard noi di Unisag abbiamo un rapporto dialettico e più delle volte critico, abbiamo avuto modo di dibattere con lui su diverse questioni. C'è tuttavia una questione sulla quale Blanchard è intervenuto in questi giorni ed è intervenuto in un modo che io ritengo estremamente condivisibile.
Blanchard, a differenza di altri studiosi, si sofferma su un aspetto che secondo me è destinato ad avere una certa rilevanza nei prossimi giorni, e cioè un tweet che come oggi si usa fare, diciamo, Blanchard ha twittato, e ha twittato ricordando un paper che aveva scritto assieme a Michael Kremer, La bellezza di 25 anni fa, un quarto di secolo fa. Questo paper si chiamava Disorganizzazione, e fu pubblicato nel 1997. Ebbene, in realtà la data non è esattamente quella, ma comunque, diciamo, stiamo parlando di un quarto di secolo fa. Questo paper era fondamentalmente dedicato a quella che era la fase di transizione che stavano attraversando le economie dell'Unione Sovietica e in generale dei paesi satelliti dell'Unione Sovietica nel passaggio da un sistema di pianificazione centralizzata ad un sistema di libero mercato. Fondamentalmente l'analisi viene fatta con riferimento a quello che è il 1989-1990. Ebbene, in quella circostanza che cosa studiarono Blanchard e Kremer? Studiarono gli effetti in termini di mancata informazione e di mancata trasmissione dell'informazione, e quindi gli effetti in termini di mancata decisione, che scaturivano da un sistema di mercato decentrato, quindi, che tuttavia non aveva i requisiti preliminari per poter funzionare correttamente. Fondamentalmente Blanchard insisteva sul fatto che il sistema di mercato, essendo appena nato, potremmo dire, in quei paesi, funzionava in modo tale da non trasmettere correttamente le informazioni e quindi da non consentire decisioni puntuali da parte degli operatori, delle imprese che agivano adesso. Blanchard sosteneva quindi quel paper che a causa di questi blocchi, di queste strozzature nella informazione e quindi nella decisione, si venivano a determinare delle strozzature dal lato della produzione, strozzature che avevano degli effetti molto pesanti sul, diciamo, funzionamento interno dell'economia. Ricordiamo che nell'Unione Sovietica, così come nel resto dei paesi dell'est, nel passaggio da un'economia pianificata a un'economia di mercato, registrarono un vero e proprio crollo del prodotto interno lordo e dell'occupazione, proprio a seguito di problemi attinenti alla difficoltà di far funzionare le catene produttive in un sistema che improvvisamente diventa da centralizzato a decentrato. Ebbene, specularmente, Blanchard ritiene che, in termini potremmo dire opposti, il problema della disorganizzazione potrebbe attanagliare le economie capitalistiche avanzate che sono colpite dal virus in questi giorni, in virtù del fatto che le economie capitalistiche avanzate, essendo fondate su sistemi di mercato decentrati, non riescono, almeno per il momento, non riescono a gestire, diciamo, la crisi informativa e decisionale che è dovuta alla espansione del virus. E questo ovviamente ha degli effetti in termini di strozzature dal lato della produzione, dal lato dell'offerta. Secondo Blanchard, queste strozzature potrebbero essere di estrema rilevanza e potrebbero in un certo senso essere prioritarie rispetto a quello che avverrà dal lato della produzione. È una tesi argomentosa e direi è una tesi piuttosto interessante che, come avremo modo di vedere, come dire, in un certo senso allarga il campo dei problemi e allargano anche il campo dell'azione che dovrà essere intrapresa per scongiurare la crisi. C'è poi un altro problema che sta emergendo. Io ne ho parlato personalmente in Rai, ne ho parlato in un'intervista sull'Espresso. Qual è il problema del coronavirus macroeconomic shock? Il problema è che esiste un dilemma nella policy delle quarantene. Cerchiamo di capire in cosa consiste questo dilemma. Il dilemma è questo: se la politica di contenimento del virus è fatta di quarantene, di chiusura delle scuole, di chiusura degli uffici, di blocchi stradali, sostanzialmente la politica che si sta portando avanti in queste ore in Italia, come in Cina e non soltanto,
Ebbene, allora, da un lato si ha un effetto potenzialmente benefico, cioè può darsi che la propagazione del virus venga limitata, quantomeno venga rallentata, per consentire al sistema sanitario nazionale di non andare in sofferenza, quantomeno per contenere la sofferenza del sistema sanitario nazionale. Quindi, da un lato tu hai un effetto positivo, quantomeno sperabilmente positivo, la propagazione del virus viene limitata. Dall'altro lato però, a causa proprio delle quarantene, si interrompono i circuiti della produzione, di cui appunto Blanchard parlava, si interrompono anche i circuiti della spesa e si favorisce così la propagazione di un altro virus, potremmo dire, e cioè il virus della recessione economica. Ecco, siamo dinanzi a quello che gli economisti chiamano trade-off, un dilemma di politica economica. Cerchiamo di indagare un po' più in dettaglio su questo dilemma. Beh, qui prendo spunto dai colleghi epidemiologi e virologi che naturalmente molto ci stanno insegnando in questi giorni. Bene, esiste un indicatore che si chiama tasso di riproduzione del virus, lo chiamano R0. Ebbene, il tasso di riproduzione sostanzialmente ci dice mediamente, probabilisticamente, ogni soggetto contagiato quanti soggetti tende a contagiare a sua volta. Come potete vedere, con un tasso di riproduzione con R0 pari a 2, fondamentalmente noi abbiamo che ogni soggetto contagiato tende a contagiare due altri soggetti. Questi due quindi contagieranno a loro volta due soggetti e così via. Il che significa fondamentalmente che la propagazione del virus segue un andamento che può essere descritto dalla serie 1, 2, 4, 8, 16 e così via. Fondamentalmente è una esponenziale e veniamo descritta dalla curva riportata a destra del nostro grafico. È una esponenziale quantomeno in una prima fase, poi diventa una logistica, ma non è che voglio complicare troppo la discussione, tra l'altro non è un tema ovviamente che attiene alle mie competenze. Quello che è importante è capire sostanzialmente quale sia lo scopo delle quarantene. Lo scopo delle quarantene è quello di rendere R0, cioè il tasso di riproduzione del virus, auspicabilmente, idealmente, minore di 1, o quantomeno di ridurlo in modo tale da rendere la propagazione del virus gestibile date le risorse del sistema sanitario. Se si riuscisse tramite le quarantene a rendere R0, il tasso di riproduzione, minore di 1, allora beh, in quel caso diciamo che l'espansione del virus si arresterebbe da solo. Perché fondamentalmente se ogni singolo soggetto ne contagia meno di uno, questo significa che 1000 soggetti, per esempio, ne contagieranno 500, ne contagieranno a loro volta 250, quindi a loro volta 125 e così via. Cioè lungo una linea che cumulativamente cresce, ma che diventa, per incrementi, diventa via via decrescente. E che significa a quel punto che la tendenza all'espansione del virus si arresta. Se così non è possibile, se non si riesce a portare il tasso di propagazione al di sotto di uno, quantomeno si cerca di ridurre il più possibile allo scopo, chiaramente, di non mandare al collasso il sistema sanitario. Questo è lo scopo della politica delle quarantene, lo sappiamo, se ne sta parlando giorno dopo giorno. Ora, potete vedere qui che è possibile costruire una funzione, la presento nella maniera più elementare e scolastica possibile, possiamo quindi tracciare una funzione che descrive da un lato il tasso di riproduzione del virus e dall'altro le quarantene. Potete notare chiaramente che quanto maggiore è la politica, quanto più insistente si può ovviamente quantificare è la politica delle quarantene, quindi quanti più blocchi si fanno, quanta più è grande l'area nella quale si impedisce lo spostamento delle persone, ebbene tanto minore sarà il tasso di propagazione del virus. È possibile anche fare delle simulazioni tinto qualche dato dagli studi che si stanno facendo in queste ore, in questi giorni, circa la relazione inversa tra intensità delle quarantene e tasso di riproduzione del virus. Esiste però, questo è un po' il problema, un po' il dilemma, esiste però anche un'altra curva, un'altra funzione, che è quella che mette in relazione le quarantene da un lato e il tasso di disoccupazione. In questo caso, come potete vedere, la relazione è crescente, vale a dire quanto maggiori sono le quarantene, ebbene tanto maggiore rischia di essere l'effetto di crisi economica e quindi tanto maggiore rischia di essere il tasso di disoccupazione.
Questo è il nostro problema. Perché? Perché chiaramente se sovrapponiamo le due curve, ci rendiamo conto che ci troviamo di fronte a un dilemma. La policy delle quarantene non riesce a risolvere un dilemma di politica economica. Facciamo l'esempio che, come è accaduto, come sta accadendo in queste ore in Italia, come del resto era accaduto già in Cina, supponiamo che le autorità di governo decidano di, come dire, determinare un'escalation, potremmo dire, nella policy delle quarantene. Un'escalation, cioè un'intensificazione delle quarantene, dei blocchi, che porti il livello delle quarantene da Q0 a Q1, quindi le quarantene aumentano. Ebbene, ci rendiamo conto, date le due curve che abbiamo descritto, che da un lato il tasso di riproduzione del virus tenderà a diminuire, a sinistra verde, dall'altro però purtroppo il tasso di disoccupazione tenderà ad aumentare. Ebbene, questo dilemma può essere, via molto approssimativa e via molto preliminare, attingendo un po' da vari studi che sono stati già effettuati in tema e prendendo spunto dai modelli econometrici esistenti, è possibile già fare una piccola, molto preliminare, molto approssimativa quantificazione. Ovvero, inserendo in uno schema semplificato alcuni parametri e coefficienti del modello macroeconometrico MEMO-IT dell'Istat, abbiamo calcolato in via molto approssimativa e preliminare che per ogni riduzione di un punto percentuale del tasso di riproduzione del virus ottenuta a colpi, diciamo, di quarantene, di accentuazione delle politiche di quarantena, sussiste purtroppo la possibilità di un effetto collaterale non voluto, e cioè di un aumento del tasso di disoccupazione di almeno 0,5%. Questo è un po', diciamo, l'ordine di grandezza, diciamo, dinanzi al quale a quanto pare ci troviamo. Possono cambiare ovviamente i dati, i numeri, ma la relazione inversa, il trade-off, il dilemma, purtroppo non sfugge. Non possiamo evitare. Come uscire dal dilemma? Beh, insomma, io qui in questi giorni sto cercando di proporre una rielaborazione della cosiddetta regola aurea di Ian Timberger, un premio Nobel per l'economia nel 1969. Fondamentalmente Timberger ci dice una cosa che da un punto di vista matematico è abbastanza elementare. Ci dice che affinché un modello di politica economica specifica obiettivi fissi, ma il discorso può essere anche ampliato, affinché un modello di politica economica a obiettivi fissi sia determinato, cioè sia risolvibile, occorre che il numero degli strumenti sia almeno pari al numero degli obiettivi. Quindi se hai, per chiarirci, due virus, quello da un lato del Covid-19 e dall'altro purtroppo hai anche il virus della recessione, allora ti devi necessariamente dotare di due strumenti. E cioè sì la politica di quarantena per impedire la propagazione del virus, ma anche una politica economica che contrasti la recessione. Se intervieni solo, diciamo, da un lato, intervieni solo con uno strumento per tentare di contrastare, di fronteggiare due obiettivi che tra l'altro muovono in direzioni opposte, ebbene il modello risulta sovradeterminato. Cioè il modello di politica economica non ammette soluzioni, e questo può diventare un bel problema. Allora, come si esce dal dilemma? Beh, da un punto di vista scolastico, didattico, è molto semplice. Riprendiamo il dilemma della policy delle quarantene. Ebbene, questo grafico può subire una modificazione, che è la modificazione risolutiva, nel momento in cui vedete che con l'adozione di uno strumento aggiuntivo, vale a dire, lo chiamiamo piano generale di investimenti pubblici, voi vedete che la curva che mette in relazione le quarantene e il tasso di disoccupazione tende a muovere verso destra, si abbassa, il piano di investimenti pubblici abbassa la curva del tasso di disoccupazione correlata alle politiche di quarantena, e questo consente, come potete notare, di attuare, diciamo, l'escalation delle quarantene sia pure senza registrare aumenti del tasso di disoccupazione. Quindi le quarantene avranno soltanto l'effetto benefico di impedire la riproduzione del virus, ma non avrà l'effetto negativo collaterale di aumentare il tasso di disoccupazione. Questa sostanzialmente è, potremmo dire, la soluzione che dovremmo auspicare. Da questo punto di vista si può ancora una volta fare una
quantificazione, Enrico Ferrico parlava di back of the envelope calculation, cioè calcoli fatti su un foglietto di carta. Questa espressione è stata molto adoperata dagli economisti, che sono abituati spesso a fare calcoli sui foglietti di carta, diversamente dai fisici. Ebbene, il nostro back of the envelope calculation ci dice che, adoperando sempre lo schema semplificato che incorpora alcuni parametri coefficienti del modello macroeconomico Memoit di Listat, abbiamo approssimativamente calcolato che per ogni riduzione di un punto percentuale del tasso di riproduzione del virus, sempre ottenuta tramite un'accentuazione delle quarantene, è possibile mantenere il tasso di disoccupazione invariato tramite un aumento degli investimenti pubblici di almeno un punto percentuale del prodotto interno. Questo, ancora una volta, è un'ordine di grandezza molto preliminare, ma che ci dà un po' l'idea del problema e delle modalità di risoluzione. Ora, che cos'è un piano di investimenti pubblici? Beh, io vorrei chiarire da questo punto di vista che Blanchard ci dà la possibilità di pensare in grande, e la situazione della crisi generata da questa pandemia ci costringe, ci forza a pensare in grande. Ebbene, da questo punto di vista, sulla base proprio dello spunto di Blanchard, è possibile sostenere che il problema della disorganizzazione, che verrà determinato dalle strozzature nelle catene produttive, qualora le quarantene dovessero intensificarsi e durare e prolungarsi nel tempo, ebbene il problema della disorganizzazione e della conseguente crisi economica può essere affrontato adeguatamente attraverso una pianificazione. Una pianificazione che è quella, strumento di politica economica che veniva evocato, per esempio, dinanzi al Congresso degli Stati Uniti nel 1974 da Vassili Leontief, un altro premio Nobel, il quale appunto sosteneva che tutta una serie di problemi nella, di sviluppo economico e sociale che caratterizzavano gli Stati Uniti e in generale l'economia avanzata in quegli anni dovevano essere affrontati e risolti non semplicemente attraverso le politiche keynesiane di controllo della domanda, ma anche attraverso gli interventi mirati, accorti, intelligenti, moderni, di intervento sui processi produttivi, di intervento pubblico sulle catene della produzione, allo scopo di risolvere i problemi di disorganizzazione, allo scopo appunto di evitare strozzature dall'offerta. Ecco, possiamo pensare, io credo, molti di noi credono, possiamo pensare a questo livello, di analisi. Possiamo situarci a questo livello di analisi perché la situazione lo richiede. E da questo punto di vista, chiamiamolo piano antivirus, un piano pubblico antivirus può e dovrebbe consistere essenzialmente in tre punti. Vale a dire, in primo luogo, un piano di investimenti pubblici prioritariamente rivolti alla sanità, come è naturale che sia, vista la situazione di emergenza della quale versiamo, ma più in generale negli ambiti, in tutti gli ambiti in cui si registrano i cosiddetti fallimenti del mercato, vale a dire infrastrutture, welfare, istruzione, ricerca e chiaramente ecologia. Domanda: come si finanzia questo piano di investimenti pubblici? La prima, come dire, interrogativo è quello di domandarsi ma questo piano può creare problemi di sostenibilità dei debiti, in particolare dei debiti pubblici? Ebbene, in realtà esiste un modo, ed è il modo canonico per poter affrontare situazioni emergenziali di crisi come queste, ma in realtà è un modo canonico che veniva largamente adoperato negli anni del dopoguerra e fino in suo modo agli anni 70 da tutte le autorità di politica economica dei paesi capitalistici avanzati. E cioè sto parlando di un finanziamento monetario degli eventuali disavanzi per coprire gli investimenti pubblici, un finanziamento monetario attraverso una politica monetaria delle banche centrali a supporto del piano di investimenti pubblici. Affiancata a questa politica monetaria di finanziamento monetario dei disavanzi pubblici atti a realizzare la politica di investimenti, si può senz'altro aggiungere anche una
politica di maggior tassazione dei redditi più alti, dei profitti e delle rendite, a supporto, a valle, diciamo, del circuito monetario, del circuito della produzione. C'è anche un'altra cosa però che la politica monetaria deve fare, oltre, diciamo, a contribuire alla realizzazione, al finanziamento del piano di investimenti pubblici, è necessario che le banche centrali agiscano a salvaguardia della solvibilità del sistema economico. È notizia di queste ore, di questi giorni, che molte imprese si trovano in una situazione di insolvenza potenziale. Ebbene, in questo caso il banchiere centrale è nelle condizioni di agire per poter regolare, disciplinare le condizioni di solvibilità del sistema ed eventualmente anche, nell'ottica di piano, di selezionare quelle imprese, quelle strutture, quei capitali che devono essere, diciamo, salvati all'interno del sistema e che invece eventualmente devono essere sottoposti a processi di assorbimento, di liquidazione, di centralizzazione. Infine, alla luce di quel che ci diceva Blanchard, alla luce di quel che suggeriva Leontief, un piano di intervento sulle catene produttive, quindi non solo dalla parte della domanda, ma anche dalla parte dell'offerta, un piano di intervento per contrastare e verificarsi di eventuali struzzature dalla parte dell'offerta. Questo è sostanzialmente l'ordine di grandezza degli interventi. Ora, qui c'è da fare un chiarimento, sono in chiusura. Allora, l'ANSET ha una rivista importante, prestigiosa, che sta seguendo l'evoluzione del coronavirus e che è stata tra le prime a riportare le prime analisi scientifiche, diciamo, sullo sviluppo del Covid-19. Ebbene, l'ANSET ha lanciato un allarme in un editoriale pochi giorni fa, nel quale dichiarava fondamentalmente che i leader politici europei stanno agendo troppo poco e troppo tardi per affrontare la crisi e che è necessario sostanzialmente che si prendano misure più incisive, più stringenti per poter impedire, per poter quantomeno rallentare la propagazione del virus. Cioè sostanzialmente l'ANSET sta dicendo che bisogna spostare, diciamo, il livello della politica delle quarantene, potremmo dire, da un ipotetico Q1 rispetto al grafico che vi facevo vedere io, ad un ipotetico Q2, quindi intensificare ulteriormente le quarantene. Ebbene, se così fosse, allora tanto più diventa necessario intervenire con una politica di piano e di investimenti pubblici per contrastare gli effetti negativi sull'economia della politica di quarantena. Cioè, se l'ANSA ci sta dicendo che dobbiamo andare avanti in maniera ancora più intensa delle politiche di quarantena, ebbene allora tanto più bisogna urgentemente intervenire con un piano di investimenti. Cioè, naturalmente mi si potrebbe dire, ma come puoi fare a immaginare un piano di questa portata in uno scenario come quello europeo, in un scenario così problematico? Beh, io devo dire, nelle discussioni recenti che ho avuto, che abbiamo avuto nel corso di questi mesi con alcuni esponenti di vertice delle istituzioni europee, beh, diciamo che ci siamo resi conto di quante difficoltà poi emergono quando si tratta di affrontare le questioni nel consesso europeo. Da questo punto di vista, purtroppo, come forse qualcuno di voi saprà, l'Europa da questo punto di vista non risponde, o quantomeno risponde, diciamo, con dei segnali non particolarmente entusiasmanti. Questa è un'agenzia di Reuters di pochissimi giorni fa, addirittura stiamo scoprendo che non soltanto, diciamo, si fatica ad approntare una misura di politica economica generale a livello europeo per poter affrontare la crisi in corso, ma addirittura abbiamo scoperto che ci sono alcuni paesi che stanno introducendo limiti all'esportazione di materiale medico, mascherine, respiratori e così via, necessario per poter impedire la propagazione del virus e per poter scongiurare evidentemente i problemi che poi emergono quando si va in terapia intensiva. A quanto pare c'è stata una restrizione delle esportazioni da parte di questi paesi in violazione delle norme europee che dovrebbero prevedere libera circolazione
dei capitali e delle merci. Questo è un segnale, direi, inquietante, perché non soltanto non si fa una politica economica all'altezza, diciamo, della crisi dinanzi alla quale ci troviamo, ma addirittura si attuano misure protezioniste in una modalità che è da considerarsi assolutamente, potremmo dire, imbarazzante, scandalosa. Di protezionismo si può discutere, ma francamente questa forma di protezionismo è, diciamo, tra le meno felici, per usare un eufemismo, che avremmo voluto vedere. Ecco, da questo punto di vista, Unisagno ha un merito, ha il merito di avere qualche anno fa promosso un monito internazionale, sottoscritto da alcuni tra i massimi esponenti della comunità accademica internazionale, pubblicato sul Financial Times. Quel monito segnalava come l'Europa mancasse di coordinamento politico, e mancasse di coordinamento politico per affrontare le crisi economiche. Parlavamo all'epoca degli effetti della crisi del 2008-2009 che si stavano, diciamo, propagando anche negli anni successivi. Eravamo nel 2013, ancora non si usciva dalla crisi in Europa. Ebbene, questo monito in un certo senso ha ancora più valore oggi, perché se dinanzi alla prospettiva di una crisi non scatenata, ma senza dubbio alimentata dal propagarsi della pandemia del coronavirus, dovessimo trovarci dinanzi ai vecchi soliti conflitti, ai vecchi soliti problemi di coordinamento che hanno sistematicamente impedito all'Unione Europea di attuare delle politiche economiche all'altezza, diciamo, della crisi, ebbene in questo caso io credo che ancora una volta registreremo una ferita nel processo di unificazione europea, e potremmo dire, date condizioni, che ancora una volta i destini, diciamo, del processo di unificazione europea potrebbero rivelarsi segnati da una incapacità di gestione di una crisi, di un'emergenza sanitaria e economica che non ha precedenti, che meriterebbe risposte immediate e di alto profilo. Allora, io ho terminato questa discussione, questa lezione, ho ricevuto alcune domande e provo a rispondere a queste domande. Allora, dunque, Ilenia mi chiede: questa mattina le borse hanno segnato un ribasso di circa il 30% e in realtà un ribasso, e poi c'è stato anche un ribasso del 30%. Tutto ciò quanto è influenzato dal Covid-19, soprattutto quali potrebbero essere le conseguenze positive e negative? Beh, conseguenze positive al momento fatico ad individuarne. Sì, qualcuno potrebbe dire il cala il prezzo del petrolio, quindi come dire, in un certo senso potremmo vedere il carburante scendere di prezzo, ma in realtà potrebbe anche non avvenire questo, ma il punto fondamentale è un altro. Il punto è che, come cercavo di rappresentare, di descrivere e di spiegare poco fa, in realtà esistevano tutti i segni della espansione di una bolla speculativa sui mercati finanziari, che ovviamente colpisce poi, caratterizza poi anche i beni e le materie prime, come ad esempio il petrolio. Era una bolla speculativa in corso, già prima del propagarsi del coronavirus. Diciamo che il coronavirus è quella, come dire, quella goccia che fa traboccare il vaso, e che ovviamente si cumula ad una situazione di instabilità sistemica già piuttosto accentuata. Quindi possiamo dire al momento che l'effetto del coronavirus è come l'effetto di uno spillo che fa esplodere una bolla che era già molto, diciamo, gonfia e che era prossima a scoppiare. Diciamo che lo spillo è piuttosto grosso, è piuttosto incisivo. Ecco, questo senz'altro lo possiamo affermare. C'è poi Antonio, mi chiede: professore, può spiegarmi come mai la mucchina sia aumentata così tanto di prezzo? Beh, questa è una delle famigerate strozzature davanti all'offerta di cui parlava Tracciano e di cui, diciamo, che ci ha consentito anche di
evocare la pianificazione nel senso di Leontief. È una strozzatura che fino a quando riguarda soltanto la mucchina, ecco, diciamo che è una strozzatura che può essere gestita. Il problema emerge nel momento in cui questo tipo di strozzature dal lato dell'offerta e dal lato della domanda diventano difficili da gestire. Mi spiego. In questo caso abbiamo un enorme incremento della domanda di mucchina e potremmo registrare contestualmente una difficoltà, diciamo, di produzione, non semplicemente della mucchina, ma di altri prodotti anche più importanti. Ecco, è una concatenazione che potrebbe riguardare non semplicemente i detergenti che stiamo ossessivamente utilizzando in questi giorni per cercare di liberarci dal virus, ma potrebbe riguardare l'economia del suo complesso. Quindi un forte incremento di domanda di determinati prodotti essenziali oppure una domanda stazionaria per quanto riguarda altri prodotti e comunque una modificazione della composizione dei livelli di domanda che non viene accompagnata da un adeguamento nella composizione dell'offerta. Questo è il problema dinanzi al quale ci troviamo e questo rende questa crisi particolare e particolarmente grave rispetto alle precedenti. Gigi chiede, nel lungo periodo ipotizzabile un effetto benefico dato da una ripresa di shock consumi e investimenti fino a quando la nostra economia sarà in grado di resistere senza impattare l'economia reale? Ecco, se Gigi intende come effetto benefico dato da una ripresa shock di consumi e investimenti, intende una ripresa spontanea dell'economia, ecco, io non sono d'accordo, cioè nel senso che alcuni economisti, anche per esempio in un certo senso il capo economista della Banca Centrale Europea, evocava la possibilità che poi fondamentalmente questo virus avesse un effetto del tutto temporaneo e che spontaneamente il sistema di mercato, autoregolandosi, sarebbe ritornato sul sentiero di crescita precedente alla crisi scatenata dalla diffusione. Ecco, io a questo riequilibrio spontaneo non credo. Penso che per poter, diciamo, realizzare un rilancio della domanda e anche eventualmente una regolazione opportuna dell'offerta occorra un intervento pubblico, occorra un intervento delle autorità di politica economica. Con il mercato, e diciamo con i processi spontanei del mercato, ho la vaga sensazione che non abbia contato, soprattutto in questa circostanza. Giuseppe Vitolano mi chiede, il piano di investimenti pubblici dovrebbe essere finanziato attraverso un aumento proporzionale della tassazione, bilancio in pareggio oppure in deficit? Io direi che in questa circostanza si può intervenire in deficit attraverso il finanziamento monetario del disavanzo da parte della Banca Centrale, ma si può anche operare, secondo quelle che sono, diciamo, le tesi del circuito monetario a valle, rimodulando la tassazione chiaramente maggiormente sui redditi più alti, sui profitti sui redditi. Ultima domanda: come reagiranno gli investitori a seguito dell'allarme della recessione economica? Gli indici azionari mondiali hanno azzerato i guadagni da inizio anno. Sì, reagiranno al solito modo, cioè i professionisti, i lupi giocheranno al ribasso, o meglio, l'avranno già fatto, e le pecore si faranno un po' male. Però il problema in questo momento non è il mercato azionario. In questo momento le soluzioni ai problemi, i problemi vengono dal mercato finanziario, le soluzioni vengono dalla politica pubblica. Questa è la cosa importante. Quindi, piuttosto che guardare i mercati azionari, bisogna guardare alle autorità di politica economica per poterci garantire che intervengano prontamente, non solo sul lato delle quarantene, ma anzi, tanto più intervengono sul lato delle quarantene, tanto più dovranno attuare piani di investimenti pubblici all'altezza della situazione. Grazie. Bene, abbiamo avuto il piacere di ascoltare questa lezione che, ricordo, è stata registrata il 9 marzo, tant'è che quando Emiliano Brancaccio fa riferimento al crollo di borsa, sta facendo riferimento ancora a un crollo di borsa relativamente contenuto. Infatti, per completare il discorso di Emiliano Brancaccio,
vale la pena sottolineare come quel problema di disorganizzazione, addirittura di crisi informativa e decisionale, sottolineato da Emiliano Brancaccio all'interno della sua lezione, si sia purtroppo realizzato, abbia dato prova di sé esattamente il giorno 12 marzo 2020, quando Christine Lagarde, la presidentessa della Banca Centrale Europea, ha dichiarato in una conferenza stampa: "We are not here to close spreads, there are other tools and other actors to deal with these issues." Bene, alle 15 del pomeriggio del 12 marzo 2020 Christine Lagarde dichiarava queste parole che sono state riprese immediatamente da tutte le agenzie e che hanno determinato un crollo delle borse a livello mondiale, particolarmente severo per quanto riguarda la borsa di Milano, che ha perso nella sua seduta il 16,92% dei valori delle attività. Contestualmente lo spread fra BTP e Bund, un indice che dovremo imparare a conoscere bene, che rappresenta la distanza tra la remunerazione che viene promessa dall'acquisto di titoli di Stato di lunga durata in Italia, in riferimento a quella che invece viene promessa dai titoli di Stato di durata analoga in Germania, saliva a 238,7 punti base. Per quanto riguarda lo spread, l'impennata è estremamente significativa se la confrontiamo semplicemente con quanto era il valore dello spread BTP Bund alla fine di febbraio, cioè 167,130. Quindi problema di coordinamento delle informazioni e, se volete, di capacità di governare le aspettative attraverso le dichiarazioni dei responsabili delle istituzioni di politica economica, è anche un problema che riguarda la relazione tra i responsabili di politica economica che lavorano all'interno di una istituzione così rilevante come una banca centrale. Tant'è che qualche ora dopo l'esternazione di Christine Lagarde, il responsabile dell'executive board della Banca Centrale Europea, citato anche nella sua lezione da Emiliano Brancaccio, Philip Lane, pubblicava a sua firma sul sito della European Central Bank un chiarimento in tal senso. Se Christine Lagarde aveva cominciato il suo discorso dicendo che la banca centrale non era lì per ridurre gli spread, cioè per fare politiche monetarie volte a contenere la differenza tra di fatto il debito pubblico dei paesi membri, Philip Lane ha segnalato quelli che sono gli strumenti che effettivamente possono essere messi in campo dalla Banca Centrale Europea. E qualche ora dopo, la stessa Christine Lagarde, intervistata dalla CNBC, dopo la conferenza stampa, ha dichiarato: "We will use the flexibility embedded in the asset purchase program, including within the public sector purchase program." Cioè, utilizzeremo la flessibilità consentita nell'acquisto delle attività che sono già in programma, includendovi anche il programma di acquisto legato ai titoli del settore pubblico. "The package approved today can be used flexibility to avoid dislocation in bond markets." Il pacchetto approvato oggi potrà essere usato in modo flessibile per evitare
la dislocazione sul mercato dei titoli, and we are ready to use necessary determination and strength, e siamo pronti a utilizzare la necessaria determinazione e forza. Questo messaggio, che chiaramente è una rettifica rispetto alla gaffe precedente, e che è stato seguito da un importante intervento del Presidente della Repubblica italiano il giorno successivo, che implicitamente si riferiva esattamente alla Banca Centrale Europea e alla non provvidenziale dichiarazione del suo presidente, il giorno successivo, cioè il 13 marzo, consentito agli operatori finanziari di rivedere le loro manovre, ha frenato in qualche modo le speculazioni sulle attività finanziarie che in Italia in particolar modo hanno ripreso dei punti pari al 7,12% sulla borsa di Milano. Lo spread si è ridotto rispetto ai valori raggiunti il giorno precedente, ma non così tanto da poter non ricordare questa non provvidenziale dichiarazione di Christine Lagarde. E questo è chiaramente un esempio di confusione dal punto di vista di quello che è il ruolo delle istituzioni di politica economica. Cosa però vale la pena ricordare? Un tema che andrà approfondito molto nelle nostre lezioni. Il problema è che la politica monetaria espansiva, cioè il sostegno, anche ricordato da Emiliano Brancaccio, indiretto alle imprese attraverso riduzione dei tassi di interesse e forme di acquisto di attività finanziarie in una situazione stantia sui mercati, per garantire la solvibilità del sistema, non è l'unico intervento che può essere messo in campo, e potrebbe addirittura essere un intervento insufficiente. Questo dipende dal fatto che ci si può trovare, come di fatto ci si trova oggi, in una situazione di trappola della liquidità. In questa situazione non si può non cercare un coordinamento della politica monetaria espansiva con una politica fiscale espansiva, cioè quella che Emiliano Brancaccio ha chiamato, per esempio, piano degli investimenti pubblici. Un tema che già emergeva nelle parole con cui Mario Draghi nell'ultimo anno ha esternato e ha difeso le misure che aveva adottato durante la sua presidenza alla Banca Centrale Europea, che sappiamo essere durata fino all'ottobre 2019. Mario Draghi, nell'ultimo discorso ufficiale, diceva: di fronte alle prospettive indebolite e alla prevalenza di rischi al ribasso, i governi che hanno spazio di manovra di bilancio devono agire in modo efficace e tempestivo, e aggiungiamo noi, coordinandosi tra di loro. Su questo concludo anche questa lezione. Noi ci vediamo lunedì con una lezione proprio sulla politica economica di Keynes.